Sono Rossella Zollino, avvocato dello studio legale CBM Partners di Milano e consulente di Promos Italia. Mi occupo da circa 20 anni di diritto del commercio elettronico con lo scopo di aiutare le imprese a coniugare business e compliance. Sono qui per presentare un evento, il Digit Expert Day, che si terrà il prossimo 5 maggio, un evento formativo e promozionale che si propone di promuovere una nuova forma di consulenza online erogata tramite la piattaforma di Promos Italia Digit Expert. Io mi occuperò delle questioni legali e in particolare della legge applicabile alla vendita online internazionale. Il settore del commercio elettronico B2C è oggetto di particolare attenzione da parte dei legislatori in tutto il mondo. A causa della spersonalizzazione del rapporto, si ritiene infatti che il consumatore che contratta online sia meritevole di una tutela rafforzata, che si traduce per le imprese che vendono online in obblighi informativi rafforzati da adempiere prima e dopo la conclusione del contratto. Per questo, quando si crea un sito online, è necessario crearlo in conformità alla normativa. Ma quale normativa? Se infatti nei casi di vendita domestica online è facile individuare quale sia la legge applicabile, più complesso è determinare quale sia, possa o debba essere la legge applicabile nei casi di vendita internazionale online, perché sussiste un elemento di estraneità rispetto all'ordinamento giuridico italiano. Partecipando al Digit Expert Day potrai scoprire, anche tramite esempi concreti, come determinare la legge applicabile al contratto di vendita online all'estero. E soprattutto come fare in modo che questa legge sia la legge italiana, anche in un'ottica di contenimento di costi e per creare un sito compliant. E perché creare un sito compliant? Certamente per minimizzare il rischio legale, evitando per esempio l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, ma anche e soprattutto perché nel settore del commercio elettronico compliance significa maggiore trasparenza e maggiore trasparenza, come le statistiche dimostrano, significa maggiore e-confidence, maggiore fiducia del consumatore nel canale digitale e quindi un aumento del tasso di conversione. Parleremo di questo durante il Digit Expert Day e di altre questioni legali e ti aiuteremo, noi di Digit Expert, a risolvere i tuoi problemi nell'ambito digitale. Grazie e un saluto a tutti.